si è svolto nella sede della Camera di Commercio di Milano l'ultimo di una serie di incontri promossi da Assolombarda per ascoltare il territorio della Grande Milano sulla nascita della città metropolitana. Oggi un convegno sulla città metropolitana. Ad oggi la legge dice che dal 1 gennaio 2014 la provincia di Milano, come le altre province, diventeranno città metropolitana. Quali sono i prossimi passaggi che accompagneranno l'amministrazione verso questo traguardo, inizio? Ma io credo che i prossimi passaggi sono esclusivamente di natura politica. Nel senso che c'è un evidente grande ritardo rispetto a quella che era la tabella di marcia. Sul discorso del riordino delle province non ci sono dubbi. Sul fatto che possa partire dal 1 di gennaio la città metropolitana, personalmente nutro grossi dubbi, nel senso che non è che si possa considerarsi un passaggio indolore. Posso anche, magari lo annuncerò anche questa sera, ma lo dico molto serenamente, l'intenzione del Presidente Guido Podestà è mia, visto che ho la delega in materia, di iniziare a riconvocare l'assemblea dei sindaci, riconvocare i parlamentari milanesi per parlare di una legge nazionale per Milano città metropolitana. Da qui dobbiamo ripartire. Cosa chiedono le imprese al governo metropolitano per essere più competitive? Semplificazione innanzitutto, snellezza amministrativa e una visione di territorio che è uno dei più grandi patrimoni che abbiamo e che utilizziamo poco. Questo è un territorio, è inutile che lo dica, ha grandissima vocazione sia industriale che di servizi, su cui operano gran parte multinazionali italiane. Credo che sia troppo tempo che aspettiamo una dimensione territoriale intelligente, che non duplichi le iniziative, che consenta di capire dove si devono sviluppare le imprese. E quindi per noi è un passaggio importantissimo, sia a livello metropolitano ma anche a livello confindustriale abbiamo spinto molto perché questo tema fosse all'ordine del giorno. Cioè, sono passati 24 anni da quando è partito il concetto di area metropolitana. Oggi a Milano l'ultimo degli incontri sul territorio sulla città metropolitana. Come ha risposto la realtà della Grande Milano? Quali sono le esigenze per questa nuova istituzione che dovrà nascere? Abbiamo fatto 5 assemblee delle nostre zone sul territorio, questa è l'ultima ed è quella della città di Milano. Le 5 zone nostre rappresentano l'intero territorio destinato a diventare area metropolitana e credo che per la prima volta l'attenzione delle amministrazioni locali e l'attenzione delle nostre imprese associate, quindi credo della cittadinanza, è stato molto alto. La percezione è che c'è una rinnovata sensibilità e diversa sensibilità a questo argomento, ovviamente con intensità differenti, ma abbiamo sentito molti sindaci anche di città importanti del territorio dichiarare apertamente l'interesse ad accelerare questi processi nell'interesse della cittadinanza.